flusso di varie storie che poi si sono composte nel tempo, lo spettacolo, che negli anni ho cominciato a raccogliere tante storie, tutte riguardanti un minimo comune denominatore che era la mia passione per il racconto orale, e queste storie a un certo punto sono finite in una specie di zibaldone enorme. A un certo punto è successo con l'esigenza di andare in scena a raccontare queste storie, e ogni sera diciamo cambio le storie che racconto. Questo spettacolo qui non è tanto una riflessione sull'attualità, è più una riflessione su tutto ciò che influenza poi finché scrivo, tutte le storie che mi vengono in mente, e quindi diciamo è una specie di piccolo riassunto di quello che mi è successo in questi 25 anni in cui, oltre a fare l'attore, ho scritto, ho diretto film, ho fatto spettacoli, e quindi non c'è nessun intento didattico nello spettacolo. Certamente è una riflessione che ho voluto fare sull'umorismo, sulla comicità, che questo è un po' l'assunto dello spettacolo, dal mio punto di vista è una delle cose più vicine che c'è alla poesia. No, non c'è nessuna preferenza, il mio mestiere è questo, faccio varie cose, in momenti diversi, sicuramente c'è l'esigenza di andare in scena, di fare spettacolo, è una cosa che non passa mai, però sono cose diverse. Non mi va di scegliere tra uno o l'altro. Progetti futuri? Il 10 di gennaio esce questo film che si chiama Non ci resta che il crimine, che è una commedia molto atipica, una commedia action che ho girato con Marco Gellini e Alessandro Gasman, Gianmarco Tognazzi e Elena Pastorelli, per la regia di Massimiliano Bruno, e insomma molto curioso di vedere come il pubblico lo prenderà. E poi sto scrivendo il film nuovo, insomma ci sono un po' di cose in ballo, ma continua la mia tournée negli spettacoli. Certo, grazie.